Eder. Mech. Pallister. Un tranquillo pomeriggio estivo si è trasformato in un momento di panico e preoccupazione presso il lago morto di Vittorio Veneto, quando uno dei suoi giovani visitatori, Andrei Boychenko di 20 anni, residente a Mestre, si è tuffato nelle acque del lago e, a seguito di ciò, non è più riemerso. Immediatamente sono stati allertati i servizi di emergenza, con squadre specializzate di sommozzatori dei vigili del fuoco e il personale del 118 che sono giunti sul posto, pronti ad intervenire e dare il via alle ricerche. Sul posto c'erano anche un elicottero Drago 149 con a bordo due sommozzatori, la squadra al completo del nucleo di Venezia e persino un robot subacqueo da Milano che proseguirà le ricerche durante la notte. Un'amica di Andrei ha testimoniato di averlo visto cadere da un materassino gonfiabile e non riemergere. È caduto, per 10 minuti ha provato a risalire ma non ce la faceva. Il lago morto, nonostante il suo nome e la sua bellezza naturale, presenta tratti profondi e correnti che possono rappresentare una minaccia. Soprattutto per chi non conosce bene il territorio o si avventura senza prendere le dovute precauzioni, l'intera comunità di Vittorio Veneto, legata ai suoi cittadini, è in attesa di notizie sul giovane scomparso Andrei Boychenko. Molti residenti si sono radunati nei pressi del lago, offrendo sostegno ai familiari e agli amici del ragazzo, dimostrando quanto la coesione e la vicinanza possano fare la differenza in momenti così critici. Mentre tutti speriano in un lieto fine, questo preoccupante evento ricorda l'importanza di essere sempre consapevoli dei pericoli quando ci si trova in prossimità di corpi d'acqua e di non sottovalutare mai le insidie che possono celarsi dietro la tranquillità apparente di un luogo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!